Dylan Dog e Orfani, da sinistra verso destra Franco Busatta, Emiliano Mammucari, Gabriele Acap, Di Benedetto Acap e Roberto Recchioni, che è il suonante sottoscritto. Ma HB, AKA, B, no, Giuditta sarebbe il nome vero, continuano a sbagliarlo. Quale continuano? Scusa. No, allora. Vabbè, questo piccolo velocissimo è che dipende a che ora mi scrivete. Se io, tipo, non so, un orario in cui mi sento più HB, rispondo così. Se va così, un po' anche un depistaggio, perché notavo che prima mi dicevano: ma è importante il nome, perché così la gente lo memorizza, le cose, così. Non tutti ragionano in questo modo, eh. Allora, non tutti ragionano per brand. Non tutti ragionano, anche. Va bene, iniziamo, parliamo subito di Dylan, che tanto è l'argomento principale di novità. Dove stiamo andando? Andiamo verso il trentennale. Andare verso il trentennale significa andare verso una serie di celebrazioni forti, che troveranno il massimo momento a Lucca di fine ottobre, e quindi andiamo verso tre albi molto particolari. Il primo è l'albo del trentennale vero e proprio, che avrà una copertina variant, verrà presentato anche a Lucca, appunto, una copertina variant, sarà scritto da me, disegnato e dipinto da Gigi Cavenaco, che è il copertinista dell'attuale All Boy. Una storia piuttosto complicata, perché andrà a toccare tanto la vecchia continuity di Dylan, la continuity storica del personaggio, quindi Morgana, Xabaras, torneremo a Moonlight, scopriremo alcune cose che non sono state raccontate del passato di Xabaras, quanto perché si intreccerà con elementi moderni, quindi John Ghost, Mother Morby ed altro. Il lavoro che sta facendo Gigi è semplicemente fuori scala. Ogni tanto ho postato qualche immaginina su Facebook, sul mio Facebook, perché non riuscivo a tenermele, tanto erano belle. Siamo molto contenti, speriamo di riuscire a finire in tempo, perché siamo in forte ritardo. Il mese dopo arriverà la prima delle storie inedite di Tiziano Sclavi, scritta da Tiziano, disegnata da Casertano. Il titolo sarà Dopo un lungo silenzio. Avrà una copertina molto particolare, è una bellissima storia, una bellissima riflessione sull'alcolismo. Tiziano Sclavi, splendida forma. E noi credevamo che finisse lì, se non che Tiziano ce l'ha mandata un'altra, che uscirà quanto prima possibile. È già stata affidata al disegnatore, che è Angelo Stano. E questa invece è proprio una storia di Dylan, non che riflette sul personaggio, ma è una storia di Dylan di Tiziano Sclavi. Quindi ci sono degli ammazzamenti, c'è una nuova filastrocca della morte. C'è molto materiale, credo che la prima vi piacerà in un senso, la seconda vi farà impazzire in all'altro. Grosse novità, poi mese prossimo in edicola esce il molto chiacchierato albo con la copertina fosforescente. La scritta in copertina "brillano nel buio" c'è perché alcuni lettori avrebbero potuto non scoprirlo. Nel senso, è una copertina che la vedi, ha un materiale che è un po' ruvidino, tipico delle cose fosforescenti, ma se non la metti al buio non lo scopri che è effettivamente fosforescente. Io una volta ho scoperto che la maglietta era fosforescente perché mi sono messo da paura da solo passando al buio davanti a uno specchio. È fosforescente, non sono uno spettro. La storia è di Paolo Barbato, i disegni di Paolo Martinello. Secondo me è un albo davvero fantastico. Paolo ha fatto un lavoro eccezionale. La nostra sceneggiatrice leader, cioè la Barbato, ha scritto una storia veramente figa, è un albo di cui sono molto orgoglioso. Mese successivo, La macchina umana, altra storia di cui sono molto orgoglioso. Alessandro Bilotta i testi e De Tommaso ai disegni. De Tommaso, che è la grande rivelazione degli ultimi tempi di Casa Bonelli, che come voi saprete è il bravissimo copertinista anche di Morgan Lost. E non dobbiamo dimenticare la cosa che esce immediatamente adesso, però, che è
di Van Dog Magazine, che come al solito sarà ambientato a Wickedford, il paesino dove si è ritirato a vivere Bloch, e sarà, avrà questa, quest'anno avrà la novità che saranno le due storie, quella lunga e quella breve, saranno legate fra loro, saranno entrambe scritte da Alberto Ostini, e sono due piccoli gioielli. Una è molto caricaturale perché è affidata al segno di Paolo Bacilieri, l'altra è molto intimista, molto toccante, affidata a un disegnatore altrettanto bravo che è Luca Genovese. E la seconda avrà come, come è stato l'anno scorso, l'elemento del rosso nel, nel disegno. Che altro dire? Citerei anche magari Ruio con Mitano. Sì, un'altra storia interessante che uscirà brevissimo, subito dopo. Esce dopo Bilotta. Dopo quindi Bilotta. Esce a maggio. Quindi un bel trittico, si intitolerà Vietata dei minori, è il ritorno di Ruio sulle pagine di Dylan Dog. Disegni di Armitano e Furnò, un forma con una mezza tinta strepitosa. È una storia ambientata nel mondo dei snuff movie, particolarmente tosta, ma per quelli che dicono sempre non si vedono più tette, non si vede più splatter su Dylan Dog, vi dovrete un po' ricredere con quest'albo, non a caso il titolo è Vietata dei minori. Poi avendo qui Emiliano io toccherei anche l'argomento Color Fest. Sì, peraltro, sì, il prossimo Color Fest inizierà a presentare quelli che sono i remake. Due sono già usciti, che sono stati La nuova alba dei morti viventi e Ancora un lungo addio. Questo Color Fest ne presenterà uno dei già editi, cioè La nuova alba dei morti viventi, in una versione rivista e corretta da Emiliano, che adesso ce ne parlerà meglio, rispetto a quella che è uscita con Gazzetta. C'erano delle cose che ci sarebbe piaciuto sistemare, quindi saranno diverse le due edizioni, in particolare sul lato dei disegni. Poi ci sarà Gli uccisori, giusto? Gli uccisori, sì. Disegnata da Bruno Brindisi. Da Bruno Brindisi e scritta da Ecker. Da Ecker, e l'altra è Diavolo il Grande, che è scritta da Catino e disegnata da Di Vincenzo con Valerio Piccioni. E non sarà il prossimo Color Fest, perché il prossimo Color Fest è quello di Barbato Saudelli, Una storia unica lunga, ma quello dopo. Adesso il Color Fest tanto c'hanno uscite piuttosto serrate, facciamo 4 l'anno, quindi non ci verrà molto tempo. Migliara, ci vuoi raccontare che cosa cambierai nella storia a venire? Sì, ovviamente questo remake è già uscito, quindi questo sarà un remake del remake, ma la versione precedente, quella che era uscita per la Gazzetta, era pubblicata su una carta che era patinata, quindi c'aveva un tipo di risposta, ci siamo permessi di utilizzare dei colori molto scuri. Come la carta, mi sembra che da questo numero qui cambierà del Color Fest, ah, già cambiato, ok. Abbiamo pensato di rivederlo, di tirare fuori dei colori molto più brillanti, una versione magari un po' più tirata dal punto di vista visivo. E cambieranno magari alcune cose, ci divertiremo a inserire delle cose che ci sono piaciute nella prima lavorazione. Qualcosa in più cambierò, però ancora non ho deciso cosa. Tanto ci abbiamo tempo. Sì. A proposito di Color Fest, passiamo la parola a KB, mi sa, tanto sei tipo Ali G. Devo dire. Come raccontaci l'esperienza, come si è trovato, come si è trovato con i commenti? Ma in Bonelli si lavora molto male, immagino. Lo sappiate. Cioè ci sono dei limiti. No, non è vero, allora. La parte più interessante è stata per me la parte dopo, cioè questo mondo che conoscevo poco, di cui sicuramente alcuni di voi faranno parte, che è quello dei forum sudatici in cui poi ci si scambia degli umori proprio uno con l'altro. E lì è molto divertente perché si capisce che qui c'è bisogno di fare un po' di scuola educazione, insomma, rispetto proprio. No, vabbè. Alla scuola, è un atteggiamento arrogante secondo voi. No, siete molto ignoranti come lettori, diciamo. La maggior parte, alcuni di voi hanno una base più salda, però giustamente io non parlo di lirica perché ne conosco poco, giustamente. Cioè, ogni argomento va approfondito e si scoprono delle cose. Adesso
non è per dire che... Secondo me ti sei incartato in un campo minato. Ma facciamo saltare qualcosa. E, no, vabbè, a parte questo, la cosa che mi aspettavo è davvero che ci sarebbero state delle richieste. La mia idea di Bonelli è un'idea molto primitiva, nel senso proprio di lavorare in un'azienda, cupa, dove ti dicono... dove... Invece davvero non mi è stato messo nessun limite, è stato rispettato il mio lavoro, e già questa cosa per me è stata una cosa bellissima, perché siamo davvero stati... siamo stati liberi, insomma, di fare quello che si voleva. E con i tempi che volevate, quanto mi avete fatto aspettare? Sì, non è colpa mia. Allora, io volevo dire anche questa cosa. Quella storia di Dion Dog, la mia in specifico, c'ha 3 anni. Ha 3 anni, è vero. E lì è Ausonia, mi sembra. Sì, sì, è Ausonia. Perché è arrivato per ultimo, ha finito. Lui è molto, molto veloce. Comunque, detto questo, direi che la parte interessante di quell'operazione lì è che davvero mi auguro che si possa ripetere con altri autori così un po' più bizzarri, è il fatto che davvero fino a un attimo prima di questa operazione si pensava fosse impossibile vedere certi tipi di autori su quella cosa, dopo questa operazione si è aperto tutto un nuovo mondo. Tra l'altro mi sembra, io poi seguo poco, ma mi sembra che ci sono molte uscite di Dylan Dog, alcune rispettano il vecchio, alcune sono diciamo più sperimentali, eccetera. A quel punto lì mi sembra anche strano storcere il naso su quel tipo di piccolo spazio che si è ritagliata la sperimentazione, quando c'è una gran quantità di materiale classico che uno può andare a seguire. Sì, poi c'è da dire che le reazioni sono state interessanti, nel senso... una delle mie filosofie base da sempre, da quando faccio fumetti, è che se fai fumetti che non suscitano reazioni forti, che possono essere di approvazione quanto di indignazione, non stai comunicando a niente, stai facendo del materiale inutile, stai facendo quell'intrattenimento vuoto che si chiama... Ad avvalorare questa teoria, per cui io anche qualche anno fa non ero proprio d'accordo, nel senso che tu, diciamo, sei abbastanza... e famoso per creare queste discussioni, e mi sembravano spesso delle minchia, cioè delle robe, ma dove sta andando? Invece devo dire che noi siamo stati coinvolti in questa alcune estate fa in una discussione proprio su questo argomento, sul fatto che la Bonelli potesse iniziare a guardarsi intorno, che è esattamente quello che sta tra l'altro facendo. Io davvero dico, in genere avete notato, vi ho insultato prima, quindi non ho timore di dire quello che penso, però attualmente ci sono varie, adesso c'è Giulio Rincione, visto, insomma ci sono varie cose che si stanno aprendo, che sembravano davvero Giulio Rincione impossibili. Eh sì, esatto. E da questo non posso che essere molto contento, sia di averne fatto parte, sia di vedere le cose un po' cambiare, davvero, insomma. E la cosa stramba è divertente? Vorrei segnalare anche che l'apprezzamento critico è stato pressoché unanime, sì. A differenza per esempio di un altro prodotto che noi abbiamo, di un altro album che noi abbiamo proposto qualche mese prima, che è l'album di Ratiger con Baggi, che ha suscitato anch'esso molte discussioni, però con perplessità e con dubbi da varie parti, e che in effetti anche secondo me rimane un prodotto più ibrido, questo è un prodotto perfettamente centrato e con un'identità molto forte. Che altro aggiungere? Che non è una cosa estemporanea, perché ACAB lo ritrovate anche nell'albo di questo mese di Orfani, quindi passiamo a parlare di Orfani, insieme a Fabrizio Desdorides, a Werther Dell'Edera, a Arturo Lauria e poi al disegnatore effettivo dell'albo, che è peraltro un allievo di Emiliano e che ci racconta il fumetto. Un ex allievo, adesso il nostro collega a tutti gli effetti, è la nostra mascotta, perché è il più giovane, credo, più dei giovane, nostri sì. Disegnatori. Quindi quello a cui ci permettiamo ogni tanto di chiedere quel passo oltre la gamba, insomma. Non abbiamo detto il nome, è Vallone. Alessio Vallone. Sì, sì. E niente, quindi questo mese partorisce Rosa, e per l'occasione appunto abbiamo chiamato questi nuovi disegnatori. No, non abbiamo. E dopo non so però cosa faremo a questo punto. Dopo che partorisce, mi sa che è finita la trama, non c'è più niente. Sì, sì, praticamente. Sì, no. Sì, poi ti devo dire. No, in realtà Orfani è una serie che sta andando fortunatamente molto bene. Ha un bellissimo riscontro, per cui ci sono anche delle novità che fino a qualche mese fa non erano messe in cantiere. Sono delle novità, sai, lavorando anche con Roberto ormai siamo abituati che le cose cambiano dall'oggi al domani, però sempre in positivo. Ci siamo messi un attimo l'importante è che ve lo dico per tempo, ecco, esatto. Ci
cioè prima della data di uscita. Abbiamo pensato un po' di cose, un po' di novità, abbiamo pensato di introdurre anche un'idea nuova nel discorso della produzione anche di una serie. Cioè, è vero che la serie è mia, di Roberto, e la scrittura è l'appannaggio di Roberto, però ci sono dei nuovi modi che volevamo sperimentare. Sì. Se ce ne vuoi parlare tu? Sì, sostanzialmente è finita la terza stagione di Orfani, si continua, quindi ci sarà non solo una quarta, ma anche una quinta e una sesta stagione. Perché arriviamo alla sesta? Perché la quarta e la quinta saranno più brevi, saranno stagioni da tre albi, che si focalizzeranno su alcuni personaggi e alcuni elementi che ancora non sono stati raccontati o che meritavano secondo noi più spazio, e verranno realizzati dai team tra virgolette esterni a Orfani. Quindi sai che c'è? Lo dico, dai, facciamo questo scoop subito. Preparatevi. La quarta stagione di Orfani si chiama Juric, è scritta da Paola Barbato e racconta la storia del mio personaggio preferito di Orfani, cioè la presidentessa Juric. È stata caldamente voluta da Franco. Franco che insiste dall'inizio. Paola ha scritto, credo, una delle storie più morbose che mi sia capitato di leggere di suo, e Paola ha notevoli storie morbose. Penso che sia una cosa più torbida, una cosa così solo una donna poteva scrivere in maniera... Avendo un editore che comincia a tremare. E dopo questa miniserie di tre, ce ne sarà una seconda di tre che avrà i testi un esordiente, Emiliano Mammucari. Eccomi. Abbiamo pensato che sarebbe interessante raccontare quello che succede nel nostro pianeta, sulla Terra, dopo che la storyline principale si sposta nel nuovo mondo, lasciando la Terra morire, e ci sembrava un terreno di narrazione molto forte. Ora, la scrittura è sempre stata così, la mia passione sotterranea e un po' timida, però insomma piano piano sono riuscito in qualche modo a inserirla nel mio percorso personale di crescita. In realtà poi doveva essere uno speciale estivo, questa era l'idea, però Roberto ha insistito per farla diventare proprio una serie. Sì, poi c'è molto materiale, è una buona idea. Chiaramente, visto che Emiliano scrive la quinta stagione, io disegno la sesta. No, scherzo. La sesta si tornerà a essere di 12 albi, il primo albo sarà disegnato da Carmine Di Giandomenico. Nella mia idea sarà la resa dei conti finale, cioè tutte le trame di tutti i personaggi alla termine dell'ultima stagione, per come l'ho concepita, la sesta, troveranno compimento. Questo significa che non ci sarà una settima? Non lo so, nel senso, se continua a reggere come regge oggi Orfani, magari può darsi che ce ne sarà una settima. Però questa è proprio onestà massima, no, anche... è come le serie televisive, fino a che funzionano vanno avanti. No, anche perché l'idea di Emiliano di Orfani America apre tutta una nuova possibilità di scenari e di personaggi, certo, e di possibilità narrative, per cui... Rimanendo invece più sul presente, tra pochi giorni, in realtà già adesso in alcune parti d'Italia, esce il numero 6, è il numero del parto di Rosa. Dal numero 7 in poi cambia tutto. L'album, il 7, è disegnato da Werther Dell'Edera, si intitola Pugni Serrati, cambia l'ambientazione, cambia il tono, cambia la struttura. Da lì, come tradizione di Orfani, sarà tutta una discesa verso il massacro. Ammazzerò altri personaggi? Sì. Sai, io sto facendo, mi sono divertito questi giorni a fare un'infografica, cioè un pannello, con tutti i personaggi che abbiamo ammazzato. C'è una roba, ci ho messo 2 giorni, non ho ancora finito di mettere i pupazzetti. È bellissimo, certe volte creo personaggi nuovi solo per ucciderli. Naturalmente poi il design di questi personaggi va tutto studiato, va tutto lavorato, quindi è un piacere sapere che un personaggio così studiato va ucciso dopo 3 mesi. Senti, come ti sei trovato a disegnare Rosa? Domande preparate, perché abbiamo già parlato di questa cosa e stranamente mi sono... No, è un personaggio che mi ha colpito, nel senso che esteticamente ha delle caratteristiche... Allora, già l'idea di lavorare su una panchettona che non è punk, ma è guerriera, quindi è interessante anche questa cosa. Cioè, ha un cuore... Comunque... No, mi sono trovato super bene, devo dire la verità. E anche poi questa cosa, visto che sono 3 anni dopo di Landoc, cioè queste le ho disegnate 2 mesi fa, mi pare, una roba così, cioè a ridosso dell'uscita, e quindi più recente, anche l'idea di...
di dovermi mettere a ragionare su un segno un pochino più fantascientifico, che poi non so com'è lui, nel senso, perché poi in realtà nel questa breve sequenza non c'è niente di fantascientifico, siamo dentro un utero, però mi ci sono trovato benissimo. Cioè, no, non pensavo. Non ci ho pensato, avevi fatto la storia in utero praticamente. In utero. Quindi mi tocca dire queste cose positive. Beh.